Weila. Allora ragazzi, oggi è una bruttissima giornata perché è l'ultimo giorno della stagione del Pilabeck Park. Questa stagione estiva è stata una bomba, vero? Sono di nuovo in compagnia di Lori Mascherini, spero che abbiate scoperto chi è. Quindi, siccome oggi è l'ultima giornata del park di apertura, vediamo di renderla epica. Yo! Mamma mia! Ah, così dicevano che non c'erano secret a Pila? Mamma mia, quanta polvere!
saltate enormi. E così un'altra stagione estiva qua al Piela Bike Park si è conclusa, con lei è sparito anche il mio baffo. Niente che dire, è stata un'altra stagione bellissima, piena di cose fatte, tantissimi sentieri raidati, ma soprattutto le novità che ci sono state a Pila sono state molto importanti. Per chi è venuto avrà visto la continuazione della Family fino qui nella parte alta di Pila, il cambiamento dell'ultima parte della Desarpa, che ha portato comunque nuovi secondi, nuovi minuti di trail invece che fare lo stradone che c'era, ma soprattutto il New Enduro Trail, un sentiero totalmente nuovo che intorno ad agosto è stato inaugurato solo nella seconda parte, ma che adesso è stato completato anche nella prima parte in cima al Quiz, che purtroppo è rimasto chiuso quest'estate perché stanno facendo dei nuovi lavori, un nuovo impianto, una nuova telecabina molto molto importante che cambierà parecchio la struttura di Pila, sia come stazione sia come bike park. Infatti ci sarà, per chi non lo sapesse, ci sarà una nuova telecabina che parte appunto dal pump track da Pila e va fino al Quiz 1, quindi parte delle piste da sci, ma soprattutto del bike park, si svilupperà in quel lato lì della conca, che sarà secondo me una figata. Già adesso, per chi di voi l'ha visto, il New Enduro Trail nella parte alta è qualcosa di eccezionale. Roberto Vernassa ha fatto un lavoro incredibile e sicuramente l'ampliamento del park verso quella parte di conca porterà più l'aria fresca e non vedo l'ora. Quindi, per concludere, i lavori per ripristinare tutte le piste del park sono già iniziati, avete già visto dei gruppi di terra messi apposta per ricoprire tutte le buche del park, quindi non vedo l'ora che riapra già l'anno prossimo, ma ci vedremo qua per l'inverno sicuramente. Yo!